Marco Bocci è ancora in ospedale, come sta e che cosa ha l'attore? L'attore è ancora ricoverato a Perugia, secondo i primi accertamenti ha contratto un'infezione, la meningoencefalite da herpes. Marco Bocci, attore umbro che il prossimo agosto spegnerà a 40 candeline, è ancora ricoverato a Perugia, nel reparto malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. E, a quanto pare, dovrà rimanerci ancora qualche giorno. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma ancora non può lasciare il presidio. Ma che coscia Marco Bocci è, soprattutto, come sta? Il ricovero e la diagnosi. Circa 10 giorni fa, Marco Bocci, attualmente impegnato come membro esterno nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, è stato portato in ospedale, a Perugia, aveva la febbre molto alta, ma si pensava ad una brutta forma influenzale. L'attore, in base a quanto riportato dai quotidiani locali che citano, in maniera non ufficiale, fonti ospedaliere, avrebbe contratto, invece, una particolare infezione, la meningoencefalite da herpes. Si tratta di un'infezione cerebrale causata da un virus herpes simplex tipo 1, i sintomi con cui, solitamente, si manifesta, sono febbre alta, 40 gradi, cefalee, confusione mentale, problemi comportamentali e, o di linguaggio. Nei casi più gravi, può portare anche a convulsioni, paralisi e coma. È un'infezione che colpisce solitamente i bambini sotto i 36 mesi e gli adulti con più di 50 anni, ma può essere contratta da chiunque. È bene precisare che non tutti coloro che vengono infettati dal virus herpes simplex tipo 1 manifestano la malattia, e, per questo motivo, non si esclude che vi possa essere una predisposizione genetica, ma nonostante questo è fondamentale che venga tempestivamente diagnosticata e curata. Il decorso, infatti, è decisamente pesante, il tasso di mortalità. Attualmente, si attesta nelle forme trattate al 20 nei soggetti che non ricevono adeguate cure raggiunge il 70. Il trattamento previsto per la cura della meningoencefalite da herpes è la somministrazione di Aciclovir, per almeno 2 settimane. Ecco spiegato, dunque, come mai Marco Bocci è ancora in ospedale. Marco Bocci si sta curando, ma sta molto meglio. L'attore nei giorni scorsi ha tranquillizzato i suoi fan postando, sul suo profilo Instagram, un video in cui spiega la situazione e saluta con un tutto ok, ragazzi, tornerò presto e tornerò alla grande.